LPs. Ogni scoperta è una speranza. La scoperta. Testo e voce di Barbara Favaro, musica di Stefano Romanini, chitarra di Marco Millari. Questa storia non si narra di quello che c'era una volta o di quello che sarà, ma di ciò che esiste ora, adesso. In realtà, questa non è una storia, ma un inizio, e questa non storia inizia così. C'è qualcosa in fondo a quel vialetto, coperta dalle fronde di salici e da cespugli. Tu ancora non lo puoi vedere, ma sai che quel qualcosa ti aspetta, là, in fondo. Mentre stai percorrendo il sentiero, ti accorgi che il terreno ha delle buche, ha dei sassi, e se non guardi dove metti i piedi rischi di storcerti una caviglia. I rami dei salici ti piangono addosso, strusciandosi contro il tuo viso. Ogni tanto devi scostarli con la mano per non farti graffiare gli occhi. Ti domandi perché ti ostini a camminare. Potresti tranquillamente fermarti e tornare indietro. Potresti, ma non lo fai. L'aria è profumata, tu sei di buon umore e una voce ti sussurra che alla fine del vialetto la sorpresa ti lascerà senza fiato. Più cammini e più senti che quella sorpresa ti cambierà. Cambierà la tua vita e che tu hai bisogno di questo cambiamento. Trasformi ad ogni passo quella speranza in una certezza. Te ne freghi di quel che potrebbe significare una delusione, una mancata promessa. Non vuoi neppure prendere in considerazione la possibilità di caduta. Ti fidi di quella voce. O forse non puoi opporti a quella spinta che senti dal profondo del tuo stomaco, quella che ti dà l'energia del passo. Non sai da quanto tempo stai camminando, ma ora non solo sei avvolto dall'aria profumata, ora puoi sentire rumori e bisbigli che potrebbero essere di piccoli animali che abitano il bosco o di chi altro. Ti domandi se sia il caso di credere ai folletti, ai devas o cose del genere. Non ti senti in pericolo, anzi, anche se sei un po' stanco e il tuo respiro è accelerato, ti senti bene, ti senti invulnerabile, una sorta di supereroe o qualcosa del genere. Stai sorridendo di te, ti ho visto. Fai bene, è dal sorridere di noi che nascono le buone cose. Forse non ti è mai capitato di pensarci, ma ora ti soffermi su questo pensiero e speri che alla fine del percorso la stanchezza non te l'abbia fatto dimenticare. Inizia a preoccuparti? No, non serve, fidati. Alza la testa e guarda. Davanti a te c'è un giardino immenso e in mezzo c'è un castello. Ti sembra banale? Forse. Ma le sorprese non sono mai ciò che ti aspetti. Che sorprese sarebbero altrimenti? A guardarlo viene spontaneo chiedersi di che epoca sia e se sia abitato. I castelli si assomigliano tutti, per quanto ne capisci tu, ma non è poi così vero. Questo è antico, molto antico. Per nulla accogliente, piuttosto austero, direi. Tre torri enormi, due agli angoli e una in mezzo al lato frontale, quello che ti trovi davanti ora. L'accesso non è ostacolato da acqua né ponti levatoi. C'è un portone imponente con un paio di anelli di ferro battuto attorcigliato e un po' ruggine che dovrai usare per bussare, se decidi di entrare, ovviamente. Ci pensi su. Non hai paura, non è esatto. Hai soltanto qualche remora legittima. Nessuno ti ha invitato e potresti non essere il benvenuto. Però ormai sei qui. Quindi lo fai. Batti gli anelli con entrambe le mani per tre volte. I tocchi si moltiplicano negli eco.
sicuramente avrei svegliato qualsiasi dannato fantasma si sia rifugiato lì dentro. No, non hai paura, ma certe cose ci si pensa, se si è nelle circostanze adatte per farlo, come ora, appunto. Appena l'eco si smorza, il portone si apre, molto lentamente. Ti accorgi una volta aperto, completamente, che si è aperto da solo. Davanti a te non c'è nessuno, proprio nessuno. Vedi uno spazio ampio, un cortile interno con un pozzo rotondo nel mezzo e in profondità un palazzo con diverse porte d'accesso. Quell'edificio conterrà una cinquantina di stanze a dir poco. Superi il cortile e scegli la porta centrale per varcarne l'uscio, aspettandoti da un momento all'altro che una mannaia ti colpisca tra capo e collo per farti stramazzare secco al suolo. Ti domandi se sei più folle o più coraggioso. Comunque sei entrato. Delle torce accese, fissate le pareti, ti segnano il percorso che sale i gradini di una imponente scalinata spirale, non troppo ripida. Decidi di salire. Sei l'unico essere respirante in tutto il castello, l'unico a produrre rumori perlomeno. Accorgertene, da un lato ti dà sollievo, dall'altro ti maledici per non essere un gatto. Stai salendo e arrivi al primo piano. La luce è scarsa, però ci sono dei ritratti dalle cornici importanti appese ai muri del lungo corridoio. Ti inoltri guardando ora una parete, ora l'altra. Senti delle voci? No, non è esatto. Dentro di te si stanno addensando delle domande. Domande semplici, dirette. Chi sei? Cosa stai cercando? Dove vuoi arrivare? Perché sei qui? Ti arrivano da un luogo lontano, ma che riconosci come tuo. Ti concentri mentre cammini e guardi quei volti dipinti. Alcuni belli e fieri, altri deformi, mostruosi. Stai cercando le parole per le risposte che vuoi dare, ma stai anche assorbendo tutti gli stimoli sensoriali che quell'ambiente ti sta offrendo, senza possibilità di rifiuto. Sei arrivato in fondo al corridoio. Senti che ti manca l'aria. Le scale continuano a salire, ma tu hai di fronte una finestra e la vuoi aprire. Quindi la apri. Fuori l'aria è fresca. Ti colpisce leggera e riprendi colore. Il verde del parco ti incanta. Hai quasi voglia di uscire, senza più pensieri e senza pesi, ma la scala ti sta chiamando. È come una calamita per i tuoi piedi. Ricomincia a salire la spirale e arrivi al secondo piano. Un altro corridoio di fronte a te. È buio. Prendi una torcia staccandola dal muro e ti inoltri a passi cauti. Non hai ostacoli sul tuo cammino. Alle pareti che rischiare a ogni passo con la torcia non c'è nulla. Stai procedendo solo con te stesso, più che mai. Ti accorgi con sorpresa che più avanzi e più ti senti tranquillo. Nella ritrovata pace della tua mente, osservi galleggiare le risposte alle domande che credevi di avere lasciato al piano di sotto. Risposte come piume che istintivamente raccogli mano a mano che ti si avvicinano, con l'intenzione di farne un cuscino. Sorridi nuovamente di te. Una cosa buona sta per accadere. Il corridoio è finito. La finestra, uguale a quella del primo piano, è chiusa. Ricordi quell'aria fresca e il sollievo che ne hai ricevuto e vorresti aprirla. Davanti a te, a precluderti l'accesso, c'è una scrivania di legno massiccio e pesante. Sul piano c'è un foglio e una penna d'oca con calamaio. Che bellezza d'altri tempi, vero? C'è anche una sedia, legno intagliato certamente da un artista, con un cuscino di velluto rosso. Sembra comodo. Per quanto tu faccia, non puoi aprire la finestra. Per quanto tu faccia, non puoi impedirti di sederti, impugnare la penna d'oca e intingerla nel calamaio. Prendi un profondo respiro e scrivi.